dell'Aurora. Diceva di aver visto qualcosa. Da sola? Ma che diavolo! E voi l'avete lasciata andare? Artyom, presto, raggiungila! Fatelo funzionare, quel cervello! Anche se non ci sono truppe NATO nei paraggi, non significa che potete rilassarvi e fare i turisti! Passo al chiudo!
Artyom, senti, mi chiamavi. Si stava così bene lì. Ma poi ti ho sentito. Non potevo abbandonarti.
marcio, non mi ha trovata. Cos'è questo posto? Lady Marini? Credo contengano sostanze chimiche. Deve trattarsi di un deposito o di una discarica. E sarà stata la gente del posto a piazzare quella maglietta. Come segnalazione. Ok. Allora, Archeon, che dici? La tiriamo su? Scordatevelo. Posso... posso camminare da sola. Un attimo di riposo e poi andiamo. Il vecchio starà dando di matto al pensiero che la sua preziosa figlia possa essere ferita o peggio. Papà, sono io. La batteria della radio era morta, si era bagnata. Non preoccuparti, sto bene. Sono con Archeon e con i ragazzi. Uno di questi giorni mi farai prendere un fatto. Stasera andrai a letto senza cena. No. Sei tu? Grazie per essere stato a trovare Anna. Ora voglio che la porti qui senza troppe cerimonie. Quella ragazza mi può aiutare il cervello. E cerca di portarsi in civile a bordo. Oh, questo lo butti fuori di testa! Torna indietro, aiuta Stefano a convincere papà a lasciare che Katia e Nastia viaggino con noi. Archeon, ora mi sento molto meglio. Davvero, dico sul serio. Di un po', Sam. Ti aspetto hanno le basi nemiche. Così potremo riconoscerle se le vediamo. Archeon, aiutaci! Il vecchio non vuole che Katia e Nastia vengano con noi. Anche se Katia ci ha indicato dove trovare un vagone passeggeri in ottimo stato. Quindi... noi... dobbiamo tornare indietro. Ma dove andrete? Quei fanatici vi mangeranno vive. Forse loro... veramente non lo so. Certo. Non è una questione di spazio. È probabile che per attraversare il ponte dovremo combattere. E non sappiamo quali altri pericoli ci aspettano. Ma in ogni caso... gli ho detto che potrei essere d'aiuto. Sono un'infermiera. E l'ho avvertito che il ponte può essere abbassato. Sì, gli ho anche detto di quel vagone nel deposito ferroviario. L'abbiamo usato per arrivare fino a qui. È messo molto bene. L'abbiamo preparato per un lungo viaggio. Zio Arthur, ti prego. Ehi, Archeon. Ottimo. Benvenuto tra noi. Grazie mille. Non ti deroderò. Archeon, vieni qui. Voglio parlare con te di una cosa. Su, forza. Il vecchio ti sta aspettando. Ehi, Archeon, visto? È andato tutto bene. Siediti. Forse possiamo attraversare il ponte senza doverlo assaltare. Ci sono delle carovane di mercanti che risalgono il fiume
La gente del ponte commercia con loro. Se ci travestiamo da mercanti, potremmo infiltrarci e abbassare il ponte. Secondo Katia funziona ancora. Se ci muoviamo velocemente, non ci fermeranno. E anche se ci provassero, lo attraverseremo lo stesso, che quei fanatici lo vogliano o no. Vogliono il sangue? Lo avranno. Ora non ci resta che attendere la barca dei mercanti. Signor colonnello, non possiamo lasciarle qui così. Così se le mangeranno vive. Stefan, usa il cervello prima di aprire la bocca. Sai dove stiamo andando, vero? Ti rendi conto di cosa dovremo affrontare? Secondo te dove dovrebbero dormire sull'Aurora? Sulle casse di carbone? Noi spartani possiamo farlo. Ma per una donna, e per giunta con una bambina di 6 anni, questo è inaccettabile! Possono usare la mia coperta. Io andrò nella sala caldina. Non riuscirai a dormire lì dentro. Rischi di addormentarti al turno di guardia e di farti ammazzare. Quel che è certo è che non possiamo abbandonarle. Perché intanto non andiamo a prendere il vagone di cui parlava Katia? Non possiamo lasciare qui la bambina. E poi dovremmo dormire a turno ancora per molto. Ricominci di nuovo. E come proporresti di recuperarlo, quel vagone? Sentiamo! Non porterò certo lì l'Aurora. Non è necessario. Ho una motrice nascosta nel terminal. Può trainare un vagone come se niente fosse. Io e Artyom possiamo andare a prenderla e riportare il vagone. Tu non vai da nessuna parte. Io e te dovremo lavorare tutta la notte per finire le riparazioni. Da solo non posso farcela. E va bene, avete vinto. Sono stufo di fare sempre la parte del cattivo. Prendiamo quel vagone e portiamo con noi i civili. Artyom, vuoi occupartene tu? Artyom, ascoltami. Se avvisti la carovana, lascia tutto e corri al porto. Sarà l'opportunità migliore per attraversare il ponte. Grazie, papà. Katia e Nastia te ne saranno molto grate. Tieni, Artyom. La motrice non funzionerà senza questo fusibile. È un vero gioiellino. Non ti deluderà, vedrai. Quante ne abbiamo passate insieme, io e lei. Abbiamo trasportato di tutto. E lei mi ha sempre tirato fuori dai guai. Artyom, vorrei darti un paio di consigli, visto che stai andando al terminal. È parecchio distante e... Senti, se ci vai di notte, il rischio di incontrare dei banditi è minore. Rimangono nei loro accampamenti quando fa buio. Ma non sarà comunque una passeggiata, perché troverai in giro più bestie. E ci sono anche le anomalie elettriche. I fanatici le chiamano i demoni dell'elettricità. Valuta bene le varie opzioni prima di partire. Artyom, Duke è in missione in quella zona. Tiene sotto controllo i ponte. Il segnale è pessimo lì. Riceviamo praticamente solo interferenze. Se lo vedi, fatti raccontare gli ultimi sviluppi sul terminal. Scommetto che eri d'accordo con Anna e Stefan. Credimi, anche a me sta a cuore il destino di quelle due, ma non sappiamo se quello che ci aspetta sarà meglio dei fanatici. Beh, immagino che chi vivrà vedrà. Sei stato bravo a convincere il vecchio. Guarda come mi sono sistemato qui, Artyom. Finalmente ho organizzato tutto come piace a me. Un vero e proprio tavolo da lavoro per riporre tutti i miei attrezzi. E anche un po' di spazio libero. Qui puoi pulire le tue armi e fabbricare le munizioni. Questo vale per tutti i tavoli da lavoro che troverai. La rastrelliera però è disponibile solo qui a bordo dell'Aurora. Terrò i modelli di tutte le armi che trovi, così potrai cambiarle quando vuoi. E saranno sempre nelle migliori condizioni, oliate e lucidate a nuovo. Ma dovrai montare di nuovo tutti gli accessori. Alla fine diventerete tutti degli armaioli esperti. Allora, Artyom, ho una cosa per il tuo ticker. Per assemblare il tutto usa pure il tavolo da lavoro. Ok, tutto qua. Non ti trattengo oltre.
Anna, grazie a te e ad Artyom per averci aiutate. Non so proprio che fine avremmo fatto senza di voi. È un posto maledetto, quel Silantius. Aspetta che parta il treno prima di ringraziarci. Ora dipende tutto da Artyom. Augurategli buona fortuna. Certo, che Dio ti benedica, Artyom. E anche te, Stepan. Grazie. Oh, figurati, ci mancherebbe. Artyom, stai andando in missione. Volevo chiederti una cosa. Dove ci sono quei grossi serbatoi? Se per caso vedi il mio orsacchiotto. Se lo vedi, potresti riportarmelo. L'ha preso un demone. Uno di quelli che volano e fanno paura. Vivono lì. L'ha preso per i suoi piccoli. Ma mi manca tanto. Avevo pensato di andarlo a trovare, ma mamma ha detto di no, perché ci sono anche i demoni elettrici. È vero! Escono fuori di notte e illuminano tutto. Sono bellissimi. Ma fanno anche un po' paura. Artyom, non ti ho ancora ringraziato per avermi tirato fuori da quella specie di sotterraneo. Sai una cosa? Quando sono caduta non ho avuto paura. Perché sapevo che, in un modo o nell'altro, mi avresti salvata. Grazie, amore mio. Ora vai. Torna presto e stai lontano dalle zone radioattive.